Che cosa deve l'Alta Langa a Michele Ferrero? L'Alta Langa a Michele Ferrero deve tutto, perché negli anni 60 c'era una crisi profonda e grazie all'intuizione del servizio dei Pullman si consentì agli uomini di rimanere a casa, di formare nuove famiglie e di venire a lavorare in fabbrica. Una fabbrica che era a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della fabbrica. Michele Ferrero ebbe sicuramente un occhio imprenditoriale lungimirante. Oggi vede ancora questa attitudine nei giovani o anche negli altri imprenditori? L'Alta Langa ha un futuro se saprà sfidare appunto i mercati proponendo i suoi prodotti di qualità eccezionale in lingua inglese, cosa che stiamo facendo con la nuova scuola della Nocciola, l'unica in Italia, che è a Corte Emilia e di cui oggi abbiamo nominato il comitato scientifico. Ecco, voi avete anche concretizzato un vero e proprio impegno sul prodotto della Nocciola attraverso un'altra scuola di specializzazione. Ecco, ce ne parli sulle ultime. È quella di cui stavo parlando, ecco, il nostro modello è il mondo del vino e siamo orgogliosi di avere la nostra enologica, che è la scuola intitolata a Piera Cellario Ferrero, che è a Corte Emilia e con la quale vogliamo formare nuovi giovani per una sfida che ci veda nella concorrenza internazionale vincenti.